Buonasera a tutti e benvenuti. Io apro questa tavola rotonda dedicata alla presentazione dell'adesione dell'amministrazione comunale alla rete Redi solo in quanto appunto amministrazione ospitante, ma ci ho tenuto moltissimo a che la serata non fosse ingessata in interventi programmati, in formalismi tipici di queste riunioni e convegni, intanto perché il tema è un tema che invece si presta ad essere trattato con naturalmente con grande impegno e partecipazione, ma anche con un approccio che sia un approccio di partecipazione, di coinvolgimento di tutti e di tutte coloro i quali vorranno avere appunto portare una testimonianza, esprimere un'esperienza, riportare l'argomento sul piano della vita, di quello che ci riguarda giorno per giorno. È una presentazione, diciamo così, istituzionale, perché l'amministrazione comunale di Catanzaro aderisce formalmente alla rete Readi. Io scandisco sempre l'acronimo proprio anche facendo ascoltare la A, quindi al di là della pronuncia inglese, perché è l'acronimo appunto della rete nazionale antidiscriminazioni. Voglio ringraziare tutti voi che stasera avete deciso di stare qui in questa sala per ascoltare riflessioni, offrire il vostro contributo e voglio dire subito che l'idea di questa serata, di questo pomeriggio e prima ancora dell'adesione dell'amministrazione alla rete Redi è stata fortemente voluta da me e dal Presidente del Consiglio Comunale Gian Michele Bosco. E una volta ideato e immaginato il tutto, abbiamo sottoposto all'attenzione della Giunta, in particolare dell'assessore con delega alle pari opportunità, professoressa Donatella Monteverdi, che ha immediatamente sposato l'idea e si è fatto appunto proponente nella Giunta di questa delibera di adesione. E riprenderò breve la parola io, però voglio subito un saluto da parte del Presidente del Consiglio, Gian Michele Bosco. Grazie Daniela. Veramente ha fatto tutto Daniela, il 99%, no? A parte tutto, a parte gli scherzi, oggi è una giornata importante per Catanzaro, perché finalmente inizia un percorso, non si chiude un percorso con l'adesione alla rete Readi, ma inizia realmente un percorso. Un percorso che in altre città per fortuna è iniziato già da tempo, in altri paesi è iniziato già da tempo. Io ho trovato una cosa prima di venire qui, nel 2005, quindi quasi 20 anni fa, 18 anni fa, grazie, vivevo in un altro posto, nei Paesi Baschi, e in alcuni locali dei Paesi Baschi c'era questa scritta: in questo locale, 18 anni fa, questo locale non si accettano, è una foto che feci in un locale, quindi l'ho ritrovata prima di venire qua, in questo locale, lo leggo in italiano, se sapete il basco, in questo locale non si accettano comportamenti omofobici, per questo motivo invitiamo a le ragazze lesbiche e ai ragazzi omosessuali a comportarsi con intera libertà. Con piena libertà. Questo succedeva 18 anni fa. Diciamo che il percorso inizia oggi per la città di Catanzaro e c'è tantissima strada da fare. La struttura Readi è una struttura orizzontale, per questo motivo abbiamo pensato di fare una tavola rotonda, perché deve mantenere una struttura orizzontale questo percorso. È importante parlare con tutte le associazioni e le anime sensibili della città e non solo, proprio per arrivare a che il non, a che veramente non si debba fare un lavoro particolarmente difficile, considerare praticamente un lavoro quasi ordinario e normale, come avviene ormai per fortuna in tanti altri posti. Siamo ancora troppo dietro,
però dobbiamo essere orgogliosi, secondo me, di quello, dei passaggi e dei piccoli passi che si stanno compiendo in una città, in una terra che ancora non è avvezza a, a certi tipi di discorsi. Abbiamo fatto degli incontri anche con Marco in precedenza, con la CGL e con altre realtà territoriali, dove speriamo che da qui in avanti si possano veramente realizzare tante altre iniziative, e poi magari da qui al prossimo anno parlare poi di altro, poi vedremo di cosa. Grazie a tutti, grazie per la presenza, attendiamo ovviamente tutte le proposte, discutiamo, oggi siamo qui per questo, parliamo di struttura orizzontale, facciamolo. Grazie di nuovo. Grazie Michele, vorrei richiamare un po' la vostra attenzione, scusate se sto appoggiata, ma ho un problema con la schiena oggi molto serio, e quindi forse si legge anche dal mio volto, come dice la mia amica, e sono molto sofferente. Dicevo, spieghiamo bene cos'è la rete Redi e che cosa significa per l'amministrazione comunale l'adesione alla rete Redi. Intanto è una rete nazionale che è nata nel 2006 a Torino in occasione di un Pride. Lì si avvertì l'esigenza di confederarsi, possiamo dire così, Marco, da parte di una serie di associazioni arcigay che allora sentivano proprio la necessità di parlare dell'argomento discriminazioni in maniera appunto corale. E in occasione del Pride di Torino del 2006 si decise di dare avvio a questa rete, che è una piattaforma che si rivolge a tutti gli enti locali, quindi alle regioni, alle province e ai comuni, e insieme si mettono in pratica delle buone prassi. Esempi di buone prassi di chi aderisce alla rete Redi sono diverse. Si può andare da, diciamo, percorsi educativi e formativi all'interno delle scuole, ma anche, se vogliamo, all'interno proprio del nucleo organico delle pubbliche amministrazioni, con corsi di formazione rivolti anche ai dipendenti della pubblica amministrazione, appunto perché pongano in essere delle pratiche antidiscriminatorie. Oppure altri esempi di buone prassi sono l'avvio di progetti che per esempio riguardino l'accoglienza di soggetti che vivono per esempio per strada, quindi ipotesi di asilo e accoglienza per questi soggetti che vivono per strada e che per di più subiscono appunto atti di discriminazione, o ancora accoglienza di soggetti che invece subiscono violenze domestiche o, diciamo, in un nucleo anche allargato di socialità o di sul luogo di lavoro, proprio per le loro scelte sessuali o per l'identità di genere. Quindi ritengo che è un modo proprio concreto con cui le pubbliche amministrazioni possono approcciarsi al problema, come non solo e non tanto facendo, diciamo così, un bilancio annuale di quello che succede nella pubblica amministrazione o nella città di riferimento e, come dire, parlarsi addosso su quello che è il problema generale, ma mettendo appunto in pratica una serie di azioni concrete che incidono fin appunto dal percorso iniziale di un individuo, che è appunto quello scolastico, che poi lo accompagna attraverso una cultura verso le differenze, la valorizzazione delle differenze. E l'adesione alla rete Redi comporterà per noi, per l'amministrazione, proprio un patto di sensibilità propria e di sensibilizzazione rispetto al territorio, proprio riguardante queste tematiche. Diceva già Michele prima che Catanzaro è una città che da sempre è stata un po' anche dire chiusa, forse è anche troppo poco rispetto a questi temi. Forse l'attenzione, ricorderete, si è accesa qualche anno fa quando un ragazzo di Catanzaro fu vittima di un'aggressione verbale, anche di un danneggiamento della propria auto, e da lì iniziò, diciamo così, a prendere sempre più corpo questa attenzione verso questi temi, queste tematiche, tant'è che allora, parliamo forse di 4 anni fa, quindi eravamo ante-Covid, si organizzò una prima manifestazione d'estate in Piazza Prefettura chiamata Catanzaro non discrimina, che poi continuò con questo hashtag che è appunto anche oggi, se vogliamo, costituisce un filo conduttore per il ragionamento che stiamo facendo qui oggi.
dicevamo con Don Michele, abbiamo voluto questa serata in forma proprio molto libera, aperta. Io invito chiunque di voi volesse anche portare una testimonianza, un'esperienza, un vissuto in questa città o anche in altri territori, a condividerlo con noi, a condividerlo con noi e anche a capire, perché l'amministrazione deve farsi anche sportello e recettore di tutto quello che possiamo fare, di tutto quello che possiamo mettere a terra, tutto quello che effettivamente possiamo porre in essere perché per dare concretezza a questa visione. Vorrei chiamare l'assessore Monteverdi se vuole dare un proprio contributo, perché ha interpretato immediatamente questa visione con grande entusiasmo e poi ecco, magari facciamo un giro tra il rappresentante Marco Marchese di Certi Diritti, vedo Rosario Bressi di ACCI, Catanzaro, vedo insomma tante facce amiche, chiunque lo voglia insomma può dare il proprio contributo. E vi anticipo che più tardi ci sposteremo nella corte interna di Palazzo dei Nobili, dove abbiamo collocato una panchina che è stata realizzata, mi sono segnati i nomi, è stata realizzata. Intanto voglio ringraziare il direttore dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro, Virgilio Piccari. La scelta di affidare ai ragazzi dell'Accademia l'interpretazione della panchina non è stata una scelta casuale. In realtà diciamo, è naturale, perché hanno questa sensibilità artistica gli studenti dell'Accademia, ma per me era molto significativo che realizzassero loro la panchina, perché, e voglio sottolinearlo, l'Accademia di Belle Arti di Catanzaro è l'unica realtà di istituto superiore, in questo caso accademico, che ha intrapreso il percorso della carriera alias, che a Catanzaro è un tema diciamo trattato con molta particolarità, uso questo termine per non usarne un altro che mi verrebbe che si avvicina più al concetto di appunto di discriminazione in senso ampio, perché sapete che nessuno degli istituti superiori di Catanzaro ha voluto intraprendere il percorso della carriera alias, anzi qualcuno timidamente qualche tempo fa lo ha fatto per poi fare un passo indietro sotto la pressione di qualche movimento che invece ha proprio, come dire, coartato quasi la volontà, quindi facendo del tutto regredire un percorso virtuoso che un dirigente aveva molto coraggiosamente intrapreso. E quindi dicevo, l'ABBA è l'unico istituto superiore che ha voluto la carriera alias al proprio interno, ed è per questo che veramente ringrazio i ragazzi dell'Accademia, in particolare il professore, i professori di pittura, del corso di pittura, Caterina Arcuri e Francesco Sena, e le studentesse che hanno realizzato la panchina, che sono Marica Fodaro e Rosy Biscioglieri. Sì, ecco, se volete dare già indicazioni per gli interventi potete fare un segno a Gian Michele. Prego, se non ti piaccia così. No, buonasera a tutti. Buonasera a tutti, io sono stata ovviamente felicissima di accogliere le proposte. Questo è fare politica, no? Quando si segue la filiera, e cioè i consiglieri danno proprio, perché ogni tanto ci dimentichiamo anche, no? Così come è costruita la nostra piramide democratica. Quindi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo accolto le istanze che venivano dai nostri consiglieri, ovviamente con un'adesione enorme, hanno fatto, come ho già detto, hanno fatto tutto loro. Voglio insomma sottolineare che qua ci sono anche altri consiglieri comunali, c'è Nunzio Bercaro, che è il presidente della Commissione Cultura, c'è Igea Caviano, presidente di quale commissione? Se Igea non lo ricordo? Bilancio, quindi siamo proprio nella legge più importante della cosa. C'è, mi pare, Gregorio Buccolieri, sei troppo dietro, presidente della commissione dei trasporti e non so che altro, però voglio dire, ora al di là delle commissioni che presiedono, credo che sia un dato significativo, no? Questa è la politica, quando si fanno le cose con i giusti modi, col giusto metodo. Noi in giunta accogliamo, di fatto dobbiamo accogliere le istanze che vengono dai nostri consiglieri, perché così funziona la democrazia in questo paese.
e la democrazia in questo paese deve funzionare soprattutto quando gli enti e le istituzioni dovrebbero funzionare sulla carta, è così sulla carta, è così. Poi appunto dobbiamo sempre tenere conto, no, che è una struttura quello che sta succedendo, che dagli esiti infatti che dà. Faccio un breve inciso, ieri era un convegno dove c'è stato un intervento, non c'entra niente, però è il segno proprio di quello che stavo dicendo, l'ex ministro Giovannini, che a proposito della legge sugli appalti, del nuovo codice degli appalti, mi ha detto il paese non l'ha capito, fatti una domanda e datti una risposta, perché è proprio l'inversione della piramide che determina tutto questo. Allora sono molto felice, spero che qua ci siano interventi, ci siano proposte che noi possiamo fare nostre, possiamo accogliere e possiamo spingere come istituzioni a fare, che siano il mondo della scuola, ovviamente noi abbiamo le competenze solo sulle scuole, diciamo quelle che una volta si chiamavano scuole elementari, scuole medie, io faccio l'assessore di istruzione, ho ancora difficoltà, chiamo i dirigenti presidi, quindi, ma certamente possiamo operare anche sulle scuole superiori, anche aprendo un ragionamento e perché no, anche una sorta di momento di riflessione con i dirigenti scolastici su questi temi, mi sembra una cosa importante, anche metterci di fronte all'evidenza dei sì e dei no, se no mi devi dire perché no, perché se poi allora facciamo una proposta aperta che venga dalle associazioni, che venga anche dalla nostra istituzione, mettiamo tutti intorno a un tavolo e discutiamo delle ragioni, perché poi è troppo bello dire siamo tutti, diciamo, rispettosi della Costituzione, però poi, come dico insomma da un po', ci vogliono le ragioni di praticabilità delle cose e noi di queste ci dobbiamo occupare come istituzioni e come mondo delle associazioni, lavorare insieme perché le cose si facciano, e se qualcuno non le vuole fare mi deve dire che non le vuole fare. Ok? Grazie. Che non avevo dimenticato di dire, ma che vorrei che animasse anche la discussione, il dibattito che seguirà. Come amministrazione comunale, e di questo poi ho voluto proprio che se ne parlasse stasera in maniera ufficiale per la prima volta, siamo disponibili, daremo seguito a tutte le richieste di trascrizione di certificati di nascita di bambini nati da coppie omosessuali. Perché, come diceva l'assessore Monteverdi, parliamo di diritti, di ragioni che devono animare anche un no, parliamo tanto, ci riempiamo tanto la bocca di Costituzione, principi costituzionali, ma uno di questi, tra i primi, è il diritto di cittadinanza. E allora, naturalmente anche questo non è un percorso semplice, non è un percorso facile, perché siamo anche disponibili come amministrazione, il sindaco in primis, che come sapete è ufficiale dello Stato civile, e siamo anche disponibili eventualmente, qualora dovessimo ricevere istanze di trascrizione di certificati nati da coppie omogenitoriali, di superare eventuali resistenze. Non è detto che ci siano, ma qualora ci dovessero essere da parte dei dipendenti dell'ufficio anagrafe, perché il sindaco può trascrivere o delegare un consigliere alla trascrizione. Voglio precisare, perché voglio sgomberare il campo da qualsiasi equivoco futuro, che purtroppo ad oggi possiamo solo procedere alla trascrizione di certificati di figli nati da coppie costituite da due donne. Questo perché abbiamo avuto un impedimento e abbiamo sulle nostre teste un impedimento molto forte che ci deriva da una circolare della Viminale del Ministero dell'Interno, che purtroppo ha blindato di fatto attraverso le prefetture tutti gli uffici anagrafe territoriali, e impedendo sostanzialmente, in base ad una sentenza della Cassazione Civile Sezioni Unite, che è stata recepita integralmente da questa circolare del Viminale, impedisce la trascrizione di certificati di bambini nati da due uomini. Questo perché c'è tutto un discorso collaterale sulla gestazione per altri, che purtroppo nel nostro apparato di leggi e anche burocratico non è trattato con la maturità che dovrebbe invece avere.
che necessiterebbe, e quindi diciamo siamo purtroppo un po' ingessati in questa circolare che di fatto impedisce questo tipo di trascrizioni, mentre sulla trascrizione dei bambini nati da due donne diciamo c'è un margine di interpretazione differente che ci consente di farlo. Però è un dato molto importante, molto significativo, è una battaglia che è stata intrapresa mesi fa da alcuni da alcune importanti città italiane, in primis Milano, Torino, Roma, Bologna, Genova, Savona, anche Napoli, e Catanzaro, condividendo l'importanza del riconoscimento di questo diritto alla cittadinanza, ha deciso di allinearsi in questo modo, purtroppo, ripeto, solo per i bambini nati da due donne, ma, ed è questo anche un modo di esprimere la visione alla rete Revi, ci faremo portatori e voci anche in campo nazionale, in un rapporto anche proprio di forza territoriale rispetto al legislatore, per modificare la legge e quindi poter procedere in questo senso anche per trascrivere gli altri certificati. Ecco, ho parlato davvero tanto, quindi si è prenotato Marco Marchesi, che invito immediatamente qui a dare il suo contributo. Grazie. Grazie Daniela, io vi devo dire la verità, oggi pomeriggio sono davvero raggiante, poi vi spiegherò anche il perché. Vi porto, oltre ai saluti miei, i saluti e la gratitudine all'amministrazione comunale, all'assessore Monteverde, alla Giunta, a Daniela, a Gian Michele, in particolare con il quale abbiamo collaborato in questi ultimi tempi in modo molto stretto. E vi porto i saluti e la gratitudine anche dell'associazione di cui faccio parte e che rappresento, che è l'Associazione Radicale Certi Diritti. Allora, io sono raggiante perché la rete READ in Calabria in realtà non è una novità, cioè Catanzaro non è il primo comune che aderisce alla rete READ, ma ce ne sono stati degli altri. Abbiamo l'esempio, per esempio, abbiamo l'esempio di Rende, che ha aderito una decina di anni fa, e devo dire che nel corso degli anni, attraverso tutta una serie di iniziative, anche se non è riuscita ad applicare completamente il protocollo, le buone pratiche sui quali le amministrazioni che aderiscono alla rete READ si impegnano ad adottare, sono state fatte oggettivamente molte cose. Pensate che a Rende, e nonostante tutte le vicissitudini che sta avendo a livello politico, anche tutte le vicende giudiziarie che ha attorno, diciamo, al Comune di Rende, si è riusciti anche a costituire una consulta sulle pari opportunità e diritti umani. Poi io ho registrato nel corso degli anni l'adesione di altri comuni, che ovviamente per una questione di garbo non citerò, però ci sono state queste adesioni formali. Mi ricordo una delibera di Consiglio Comunale e altre delibere di Giunta, che è lo stesso percorso che ha percorso la città di Catanzaro. Purtroppo non si è dato seguito poi dopo in questi comuni all'applicazione del protocollo e delle buone pratiche per adottare buone pratiche antidiscriminatorie basate sull'identità di genere e sull'orientamento sessuale. Allora, ad un certo punto, come attivisti, perché eravamo, siamo ancora sparpagliati su tutto il territorio regionale, ma siamo una certa quantità di persone, ad un certo punto ci siamo fermati, perché abbiamo capito che la strategia di inseguire l'amministrazione per dare una risposta dietro questa istanza non ci ripagava completamente, cioè ci ripagava del fatto che trovavamo sensibilità e trovavamo facilmente la possibilità di ottenere delibere. Però quello che ci interessa in questo momento è il passaggio oltre, perché, come diceva Gian Michele all'inizio, questo è un punto di partenza, non un punto di arrivo. Se fosse un punto d'arrivo, voglio dire, stavamo beh, però purtroppo ci sono tantissime cose da fare sulle politiche antidiscriminatorie per superare l'omofobia, che abbiamo bisogno appunto di queste iniziative e del raccordo, dell'unione del mondo dell'associazionismo, che insieme alle pubbliche amministrazioni devono lavorare per il superamento dell'omofobia, parola che io non amo minimamente, perché vedete, stasera alle 21, oggi vabbè, sapete tutti, il 17 maggio, quindi la giornata mondiale per il superamento delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale, identità di genere
è la giornata mondiale contro l'omo, lesbo, bitransfobia, riesce un po' difficile dire questo termine lunghissimo, la giornata mondiale contro l'omofobia. Io non amo il termine omofobia e stasera, partecipando ad una trasmissione, ad una diretta Facebook che hanno organizzato a San Giovanni in Fiore, dove c'è una bravissima ricercatrice che ha fatto una ricerca sull'omofobia a San Giovanni in Fiore, presenti i suoi dati, ha coniato un neologismo, è un termine che a me è piaciuto tantissimo. Lei non parla mai e non cita mai il termine omofobia oppure transfobia, ma parla e cambia effettivamente il paradigma di omonegatività. A me è piaciuto tantissimo perché sposta l'accezione fobia a quello di cui stiamo parlando. C'è un termine che è stato coniato e che io ringrazio dal più di 30 anni fa, quando l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha tolto dal manuale di disturbi mentali l'omosessualità. Poi ci fu questo errore e fu chiamata omofobia, la versione contro le persone lesbiche, gay, bisessuali, intersex, queer, transgender e tutte le altre che non si identificano nel binarismo di genere. Però l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che mi fa strano a distanza di 30 anni continuare a parlarne oggi, no? Diede all'epoca una definizione precisa, scientifica, di che cos'è l'omosessualità. Si racchiude in una frase di 5 parole: variante naturale del comportamento umano, semplice, asciutto, pulito, che risolve tutti i problemi. Il problema di oggi non è, cioè, tu, questa cosa qui è stata fatta 30 anni fa, cioè mica l'altro giorno, noi stiamo ancora qui a parlarne, purtroppo, questo è il gravissimo problema. Allora, variante naturale del comportamento umano, abbiamo risolto diversi problemi, abbiamo risolto il problema di tutti coloro che dicono che l'omosessualità non è una cosa naturale, è innaturale, e invece non lo è. Cioè, la sintesi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è una sintesi di parecchi decenni di studi che sono arrivati addirittura fino agli studi genetici, dove l'origine di questo comportamento umano che esiste da sempre non si è capito da che cosa dipende. E finalmente la comunità scientifica ha raggiunto questa conclusione, non poteva essere diversamente, della variante naturale del comportamento umano. Quando parla la scienza, poi dopo, attenzione, anche il termine comportamento non è stato casuale, perché facilmente l'OMS poteva dare questa definizione, variante naturale della sessualità umana, invece ha preferito il termine comportamento, che è una cosa diversa, per non circoscriverlo soltanto alla sfera sessuale che afferisce ad ognuno di noi, ma proprio al comportamento, a qualcosa di più profondo, all'interezza della persona. Ecco perché poi il termine omofobia, diciamo, è un termine che è stato coniato, ma è stato, diciamo, il massimo, e io spero che proprio il lessico in generale si possa pulire da tutta una serie di terminologia, per esempio il diverso, no? Cioè il diverso, anche nella sua esplicazione positiva, quando noi diciamo vabbè, però noi dobbiamo rispettare il diverso perché porta ricchezza, siamo d'accordo, ma nel momento in cui noi riconosciamo anche come ricchezza quell'elemento che è diverso, legittimiamo che cosa? Legittimiamo uno standard che è quello comune, che è quello ufficiale, e poi accettiamo un'eccezione. Questo non va bene, questo fa parte ancora della famosa cultura della tolleranza. La cultura della tolleranza non è un sentimento positivo, cioè è un passo in avanti, ma la cultura della tolleranza è fatta da precise regole. Io ti tollero e quindi non ti respingo a queste determinate condizioni A, B, C, D, quelle che sono, ok? E non si discute, perché se si supera quella linea rossa delle condizioni poste dalla cultura della
tolleranza, allora succede il padre Frank. Quindi tu sei respinto, hai superato la linea rossa. E una è la cultura della tolleranza, noi in Italia siamo ancora immersi fino al collo nella cultura della tolleranza, perché ancora non c'è quella spinta necessaria, lo abbiamo visto nel 2016 con la legge sulle unioni civili, una legge monca, una legge spregiata, no? Che non ha dato tutti i diritti alle persone, ma solo una parte, ok? La cultura della tolleranza, dobbiamo fare tutti gli sforzi per lasciarcela alle spalle e incominciare ad entrare nella cultura del rispetto, che è una cosa diversa. Andiamo, diciamo, alle cose che riguardano più strettamente Catanzaro. Catanzaro, per esempio, noi abbiamo atti di omofobia gravissimi conclamati. È quello che la persona che citava Daniela prima, possiamo tranquillamente dire nome e cognome, vi spiego anche per ragione, cioè, anzi, se avesse potuto sarebbe stato qui oggi. Purtroppo si è trasferito dalla città di Catanzaro e vive a Napoli per lavoro e si chiama Davide Sgro. Davide Sgro ha subito, oltre che il danneggiamento della macchina, tutta una serie di vessazioni che lo hanno portato anche a dover abbandonare la sua famiglia, casa, e ha vissuto per quasi un anno in una comunità d'accoglienza qui a Catanzaro. E poi finalmente, dopo tutta una serie, dopo lo sviluppo della sua diciamo vicenda umana, dopo lo sviluppo anche della vicenda umana della sua famiglia, si è potuto ricongiungere con i familiari perché si è trovato un componimento. No, questo ve lo dico perché sono parte in causa di un lavoro, cioè a brevissimo uscirà proprio un libro che parla della vicenda di Davide Sgro, e allora poi si capiranno tante piccole e grandi cose di questa, di questa vicenda umana, no? Perché mi sono occupato dell'editing di questo libro, uscirà a breve, ma non voglio fare assolutamente pubblicità perché non è il momento, poi dopo se ne parlerà. Ecco perché mi sono permesso di dare questa evidenza pubblica, perché in questo libro intervista ci sarà scritto tutto, ma veramente tutto. Allora lì si capisce, anzi, chiudi l'ultima pagina del libro e dice: ma perché è successo tutto questo? Cioè, è successo tutto questo a questa persona che, voglio dire, a livello di attacchi omofobi lui li ha subiti tutti, non gliene è stato risparmiato nessuno, quindi dalla violenza fisica alla violenza privata, alla violenza morale, alla violenza subita nella, diciamo, in ambito familiare, tutto, tutto il campionario. Però tutto questo campionario poi dopo a gocce e a sprazzi colpisce altre centinaia, forse migliaia di persone, colpisce sicuramente tutte le persone che non riescono ancora a trovare il coraggio di svelarsi, di venire fuori, di fare coming out, ok? Che, attenzione, è una cosa diversa dall'outing, cioè, per capirci, l'outing è sinonimo di sputtanamento, perdonatemi il termine, del coming out, quando decido io di dire: scusate, io sono gay, va bene? E che c'è una bella differenza tra una cosa e l'altra. Quindi tutto quello che ha subito Davide Sgro, che io adesso ce l'ho in mente come esempio proprio per questa attività professionale che ho fatto, è un campionario che si dipana su centinaia, forse migliaia di persone, anche qui a Catanzaro, che in un modo o nell'altro hanno subito violenza e che comunque già ha una forma di violenza il fatto che uno non può, in una città come Catanzaro, ma attenzione, da nord a sud, in qualsiasi altra parte d'Italia, esprimere se stessi per come uno vuole e non senza rischiare di essere insultato o addirittura aggredito. Io vorrei spostare il piano, il paradigma anche in questo caso, no? Perché io nei confronti di una persona che veste in modo estroso, il mio giudizio si può limitare ad un giudizio estetico, se l'abbinamento della cravatta fa schifo oppure no, secondo il mio personalissimo metro di misura, che poi magari a Riccardo che sta là può essere il contrario, dice: guarda che bell'abbinamento quella là, no? C'è l'abbinamento di quella cravatta con quell'altro vestito. Ma associare il modo di abbigliarsi con l'omosessualità, che è considerato una diminuzione rispetto all'integrità della persona umana, ecco,
qui questo è il problema che noi dobbiamo aggredire. Lo dobbiamo aggredire con la cultura, facendo e moltiplicando iniziative per non far passare i principi, per lasciarci alle spalle la cultura della tolleranza, e sostituendo, pulendo anche il nostro lessico di alcuni termini, come vi dicevo prima, correggere il termine omofobia quando si deve parlare di questo, e pulendo anche il lessico dalla parola diversità, perché la diversità, riconoscendo, come dicevo prima, la persona diversa, noi che cosa facciamo? La riconosciamo e ce la portiamo vicino a noi, se vogliamo fare il discorso in chiave positiva, la consideriamo come ricchezza, in mezzo a che cosa? In mezzo ad uno standard. Il problema è quello. Scusate, questo standard chi l'ha stabilito? Quando? In che occasioni? Perché? Quindi parliamo anche di diritti costituzionali e parliamo anche del diritto di ognuno di noi alla propria identità, qualunque essa sia, che deve essere accettata senza condizioni, perché fino a, nella misura in cui naturalmente non nuoce alla libertà degli altri. Ecco, questi sono i concetti che mi ispirano, che ci ispirano come comunità. Salutiamo questa adesione con grande entusiasmo, perché la differenza rispetto agli altri comuni che non hanno applicato il protocollo, sai qual è, Gian Michele? Il fatto che questa iniziativa non è stata spintanea, cioè non è venuto qualcuno a dirti: Gian Michele, devi fare sta cosa, Daniela, ma quando la facciamo questa cosa? Questa è spinta, no? Invece qui abbiamo l'originalità dell'iniziativa, che è venuta dal Consiglio Comunale, da diversi elementi del Consiglio Comunale, che ha fatto la sua maturazione politica in un contesto politico difficile, quindi io applaudo anche al coraggio di questa scelta. Chi diciamo della politica di Catanzaro sa qualcosa, sa di che cosa sto parlando. C'è un quadro politico composito, non è semplice, ci vuole coraggio, no? C'è molto facilmente su queste cose possono cadere le amministrazioni, possono cadere addirittura i governi. Voglio chiudere con una nota, perché poi ho incominciato in modo allegro, poi dopo ho raccontato un sacco di problemi. Adesso vi voglio raccontare invece una cosa simpatica. Voglio chiudere strappando un po' un sorriso. L'operatore che sta lì è mio marito, col quale mi sono unito civilmente nell'anno 2017, un anno dopo delle unioni civili. Sono stati la seconda coppia in Calabria. Esatto, vabbè, non siamo stata una coppia, no? Ha fatto un tipo, però siamo legati da un rapporto molto più antico, che risale al 1990, giusto? Ma prima di dire, l'anno prossimo facciamo 25. L'anno prossimo facciamo 25. Ti si deve dire tutto. La politica italiana è strana. Non so se voi vi ricordate, ante approvazione delle unioni civili, che c'erano stati tanti tentativi, i Pax mutuati dalla Francia, i Dico, i Didoredi, Brunetta, in tutte queste cose qua. Ad un certo punto, quando franarono anche i famosi Didore proposti da Brunetta, ci furono due persone, due parlamentari, che decisero di chiudersi in una stanza, e no, me lo fecero proprio. Ha detto: noi usciremo da qua solo quando avremo una proposta per fare unire le persone omosessuali. Studiarono diversi giorni, io posso dire anche chi erano. Erano la Pollastrini e la Rosi Bindi, ok? Quindi stettero lì diverso tempo e tirarono fuori una proposta. Tirarono fuori una proposta che per unirsi, nel testo c'era proprio scritto, no? Nel testo di legge, che poi non è mai arrivato in Parlamento, che io e Riccardo ci dovevamo scambiare per unirci una raccomandata. Postale. Vabbè, la raccomandata può essere pure romantica, no? Ti prendi una busta, la riempi di cuoricini con i colori più fantastici che ci sono, può diventare pure una cosa romantica. Però naturalmente tu pensi, ma guarda un po' tu la considerazione, no, della politica, che ha dei cittadini, cioè
ci sposiamo, ci dobbiamo andare a raccomandare. La cosa comica, sapete qual è? Che a me ha fatto ridere tantissimo. Riccardo all'epoca lavorava, faceva il direttore di un ufficio postale. E poi io dico, cioè, ma tutto lo vede Riccardo che un giorno si veste di tutto punto con l'abito da cerimonia, col suo foglietto con scritto a norma di legge come ci doveva essere scritto, arriva all'ufficio e che fa? Via sta raccomandata, oggi mi sposo e pum, un tipo tondo di quelli, sapete, cioè, perché mo si usano sempre di meno, il famoso timbro tondo d'acciaio col manico di legno, cioè per bollare le cose, pum, mi sono sposato. Cioè, vedete, noi ci scherziamo, ma queste passano veramente sulla pelle e sulla dignità delle persone. Io mi auguro veramente che noi possiamo essere una città di Catanzaro, proprio un paese che riesce a crescere da questo punto di vista e che possiamo dimenticarci presto dell'omo negatività oppure dell'omo trans negatività e tutto il resto, perché poi i peggiori detrattori delle persone omosessuali, c'è da dirlo, spesso sono persone omosessuali, che sono quelle che interiorizzano l'omofobia e tanto più non riescono ad accettare se stessi, tanto più si scagliano contro le persone omosessuali. Io l'ho fatta lunga, però ero tanto contento che queste cose ve le dovevo dire. Grazie, grazie a voi. Si è prenotato Francesco. Ok, cerco di non distruggere. Buonasera a tutti, io mi presento, mi chiamo Francesco Giacobbe, non sono di Catanzaro, sono di Messina, sono residente a Messina ancora per un po', per cui non sono un cittadino di questo comune, ma vivo qua con voi da 7 anni e lavoro in una pubblica amministrazione come questa. Per la prima volta in vita mia, scusate, io sono emozionato, quindi per la prima volta in vita mia faccio un coming out corale, perché finora ho fatto sempre un po', ne ho fatti tanti, ma sempre sono gay. Sono gay e stasera Marco era raggiante, io sono felice. Sono felice perché ci sono 2 miei amici che oggi sono componenti dell'amministrazione comunale di questa città, cambiato il vento, purtroppo è cambiato anche a livello nazionale, che oggi fanno una cosa che ai più potrebbe sembrare poco importante, ma che serve questa cosa? E invece è una cosa importantissima perché, come dire, ti fa sentire a casa, ti fa sentire a casa. Che è la sensazione, io chiedo scusa all'assessore, non porto proposte, io porto una testimonianza, che è la sensazione che tu hai quando, per esempio, per la prima volta vai al Pride. Quindi oggi Catanzaro mi fa sentire a casa. E niente, praticamente abbiamo sentito parlare da Marco di un episodio di grande omofobia. E però io sentivo parlare Daniela di corsi alle pubbliche amministrazioni e questa cosa altrettanto mi rende felice, no? Perché oggi è la giornata contro l'omofobia, io ho questo orologino che ho messo con tanto orgoglio e stavo in ufficio e a un certo punto hanno dei colleghi attorno, ricchione di qua, ricchione di là, e tu questa cosa la senti sulla tua pelle, poi anche per una questione di ruolo, ovviamente stai zitto, vai avanti e pensi a oggi pomeriggio che invece sarai a casa. Niente, io vi volevo soltanto ringraziare e dirvi che veramente oggi mi sento orgoglioso di essere qua e di sapere che quella pagina di reati che io avevo aperto tempo fa, che quando vai a guardare i comuni delle regioni del nord è piena di stemmi, no? Cioè tu apri, che ne so, la Toscana e trovi un diluvio di stemmi, di amministrazioni. Io sono di Messina, quando per la prima volta senti parlare di reati, apro. Cerco Messina e non la trovo. Cerco Catanzaro, ovviamente, non la trovo. Oggi, prima di Catanzaro, c'è Messina e io sono felice che ci sia. E perdonatemi, sono felice che ci sia anche Catanzaro. Spero che questa cosa porti a tutti i cittadini omosessuali di questa città
tante cose belle, grazie. Grazie. Grazie a te, Francesco. Gloria? Sì. Ci sei? Sì, posso parlare da sempre? No. Grazie. Io vorrei giustamente lanciare una provocazione in più a questo tema che già mi sta molto a cuore. Doriana sa che da anni che ne parliamo. Io sono, per chi non mi conosce, sono una giornalista italo-brasiliana, sono a Catanzaro da circa 6 anni, 7. E volevo innanzitutto dire che mi fa molto piacere anche a me vedere quest'area a Catanzaro, che a me, quando sono arrivata poco tempo fa, mi pareva molto più chiusa in questo senso, quindi è una bella area che si respira se si continua così. Volevo parlare un pochino della mia perplessità come donna, come mamma di una bambina di 4 anni, e come femminista da sempre, da quello che mi ricordo. Praticamente vi racconto una barzelletta così, giusto per introdurre l'argomento. Mia figlia, che ha 4 anni, l'altro giorno è tornata a casa dalla scuola dell'infanzia con delle storie, no? Dicendo: mamma, tu non puoi vestire questo qua perché cercano di comandarci, voi che avete figli lo sapete. Tu non puoi vestire questo perché questo è blu. Blu è un colore da maschietto, poi c'è questo termine che mi piace proprio. Blu è un colore da maschietto. Noi femminucce dobbiamo vestire rosa. Io ho detto: chi te l'ha detto? No, i colori sono di tutti i bambini. Poi cominciamo: no, c'è un mio amichetto che mi dice che io non posso giocare a calcio, mia figlia piace il calcio. Chiaramente un po' brasiliana pure lei, no? A me non piace proprio, non c'entra niente, insomma. Comunque. No, dice che non posso giocare a calcio perché sono femminuccia. Ho detto: no, cara mia, vieni qua, ti faccio vedere. Mi ha fatto vedere dei video di Marta, che è la calciatrice brasiliana più conosciuta al mondo, che ha fatto più gol di ogni maschio che ci sia vivo nella terra, non so se lo sapete, è una brasiliana, donna. E mia figlia è rimasta molto incantata con quella possibilità. E gli ho detto: guarda, dite a tuo amichetto che non è così, che tu puoi giocare a calcio quanto vuoi, che puoi fare quello che vuoi, se te la senti, femminuccio, maschietto, whatever, no? E poi sono andata a parlare un po' con le maestre per sapere come l'argomento è stato portato ai bambini, se si parla di genere, se non si parla. Perché per la mia esperienza io penso che gli stereotipi di genere sono quelli tra i nemici principali dei diritti, della diversità, non solo per chi si inquadra nello spettro LGBTQ+, ho detto tutto sì, ma per tutti, no? Magari un bambino o una bambina assegnato come cis, no? Come in italiano, come si dice cis, cisgender, no? Cisgender. Un assegnato, cioè cisgender, per chi non lo conosce, è quello che è stato riconosciuto ufficialmente nell'anagrafe con il suo sesso biologico. Quindi un bambino o una bambina cisgender magari vuole avere un atteggiamento, vuole avere un comportamento, vuole vestirsi qualsiasi cosa, in modo tale che non c'entra con quello stereotipo della femminilità o della mascolinità. Stiamo parlando di scatole, no? Stiamo parlando di scatole con dei modelli che ci assegnano, che ci regalano, tra virgolette, bel regalo, che ci regalano quando siamo nati. Cioè, tu sei femminuccia, devi comportarti così, devi vestirsi così, e il tuo atteggiamento in società deve essere tale. Se tu sei maschietto, io penso che la scatola della mascolinità sia molto più rigida, crudele, no? Perché vedo le donne con più possibilità di transitare tra questi due modelli, mentre nel frattempo la mascolinità di suo è tossica, perché non permette che gli uomini
si comportino in determinati modi, non si possono vestire in determinati modi. Io vengo da un paese molto maschilista, in Brasile ci sono tante barzellette della serie: se bevi vino sei gay, se ti vesti rosa sei gay, se non bevi niente sei gay pure. Ci sono queste barzellette che non finiscono, perché è una società estremamente maschilista, e eppure, non a caso, il paese che più uccide persone trans al mondo. Siamo al, purtroppo siamo al top di questa lista. E io penso che gli stereotipi di genere siano estremamente collegati a questo qua. Ho fatto delle ricerche, per ricerche personali, accademiche, cose che mi piacciono. Poi anche Perudi Catanzaro, come Udi di Catanzaro, qualche anno fa abbiamo fatto degli incontri molto belli, molto proficui nelle scuole di Catanzaro, scuole medie, elementari pure, no? In cui abbiamo parlato giustamente appunto degli stereotipi di genere. Il nostro obiettivo principale era parlare di come gli stereotipi di genere siano collegati alla violenza contro le donne, ma io penso che quando si parla di violenza e di rispetto nel confronto della comunità LGBT siano collegati pure. E questi incontri sono stati belli, abbiamo scoperto un mondo, no? I giovani erano molto aperti ad ascoltare, a dare il suo contributo in questo senso. Poi con la pandemia purtroppo abbiamo dovuto, non so, ci siamo messi un po' in pausa con questo qua, con questo lavoro. Volevo allora proporre un po', chiedere come formazione, come progetto di questa rete, di questa bellissima iniziativa che state proponendo come comune, la possibilità di fare una formazione in questo senso, perché dalla mia poca esperienza, da mia esperienza molto miope, molto unica, no? Molto, cioè una figlia sola, insomma, mi sembra che qui ancora le cose siano un po' lente in questo senso, no? Nelle scuole. Come dicevo prima, ho parlato con le maestre e ho capito che non c'è nessun progetto in questo senso. Diciamo pure un altro esempio, no? Visto che nei paesi più sviluppati al mondo in questo senso qua, i paesi nordici, ci sono già anche le scuole neutre, che è una cosa che... Neutre in che senso? Che i bambini non sono educati in nessun stereotipo che sia riconoscibile al maschile e al femminile classico, cioè possono transitare, tutti i giochi sono di tutti i bambini, tutti i colori sono di tutti i bambini, anche il pronome, no? Di trattamento è quello neutro. E quindi so che è una realtà che ha anni luce dalla realtà latina, italiana, brasiliana pure, ma è una cosa che quando l'ho vista ho detto, ma che bello, mi piacerebbe mandare mia figlia a una realtà così, in cui lei non si senta limitata perché è donna, o in cui un amichetto suo non si senta limitato perché è uomo, no? E non lo so, questo qua che volevo portare come proposta, di pensare a magari delle formazioni, dei percorsi insieme agli insegnanti, anche al personale medico. Immagino che non ci sia nessuna formazione dal punto di vista del personale medico nel rapporto con dei pazienti trans o non normativi dal punto di vista di identità di genere. E questa provocazione qua che volevo lanciare. Ma che scherzi, grazie Gloria. Sono molto d'accordo con quello che hai detto Francesca e Marco prima. Ovviamente non voglio intervenire dopo ogni intervento da parte vostra, però proprio per questo dicevamo che questo è l'inizio di un percorso. La strada è molto lunga, però secondo me è compito delle amministrazioni, no? Rendere normale ciò che ancora purtroppo oggi è considerato diverso, quello di cui parlavo un po' Marco prima. Quindi dobbiamo fare il possibile affinché veramente sia nella ordinarietà e non ci siano tutti questi stereotipi. Non so se riusciremo a fare in tempo, ma ce la metteremo tutta. Si era prenotata Rita, che è già intervenuta, già, no? No. Ha detto al pubblico qualcosa. Purtroppo, cara Gloria, per quello che dicevi tu, io sono d'accordissimo,
ma l'italiano non è una lingua che ci aiuta. Infatti è una delle lingue più maschiliste che possa esistere, no? Pure io quando ti rivolgo agli alunni e dici mi correggo da sola e dico ragazzi e ragazze, che insomma alla fine, come si dice, la stessa opportunità non dobbiamo dare. Sì, l'italiano è una delle lingue più maschiliste che possa esistere, tant'è che esiste proprio un discorso dell'italiano al femminile, per esempio avvocato, assessore, non so, o consigliere, possiamo andare avanti quanto vuoi. Allora, non ci aiuta in nessun senso, quindi questo termine neutro a me piacerebbe, cioè transitare, utilizzare, fare quello che vuoi, giocare come vuoi, anche la storia, la stessa storia, è tutta scritta al maschile. Quindi vedi, è proprio un sistema che non va e che dovrebbe essere rivenuto. Comunque, siccome mi hai preceduta, ti ho voluta rispondere, cioè la strada è veramente lunga. Allora, io sono contenta di riprendere il viaggio che avevamo cominciato con Catanzaro non discrimina, e qui vedo tanta gente, Giuseppe Valentino, Marco Marchese, io stessa abbiamo provveduto a fondare, sì, il discorso si era un po' interrotto, sono contentissima di riprenderlo, soprattutto a Catanzaro. Io ringrazio l'amministrazione comunale in generale di aver avuto questo coraggio di riprenderlo. E allora, come proposta immediata, perché voglio andare a inaugurare la panchina, nelle date del Pride abbiamo discusso in un incontro precedente a questo di poter organizzare il Pride a Catanzaro, ma i tempi sono lunghi, non ce la faremo, anche perché bisogna parlare, poi bisogna organizzare diversi, cioè il tempo è molto lungo, però nelle date che corrispondono al Pride noi possiamo fare la stessa manifestazione della volta scorsa in piazza con tutti noi, le associazioni, le formazioni politiche che vogliono aderire. Quella ci riuscì, guardate che l'abbiamo messa sopra, vero Giuseppe, in meno di una settimana, ed è stata veramente interessante. In un posto come Catanzaro, io credo, sì, un sit-in è stato di fronte a Piazza Prefettura, che poi Riccardo Musica è stato anche estremamente interessante, però per smuovere un po' le coscienze io credo che possa andare bene. In fondo è tra meno di un mese, fine giugno, io voglio essere venuta a giugno. Rosario, no, io ho parlato con Riccardo, ho fatto un'intervista, gli ho detto una cosa importante, che questa, la visione dell'amministrazione comunale delle Alpi è un qualche cosa di bello, perché mi fa sentire almeno personalmente orgoglioso di questa città, orgoglioso di essere catanzarese, finalmente, così come sono stato orgoglioso quel giugno di 3 anni fa in Piazza Prefettura, era il Catanzaro non discrimina, perché penso che sia stato da là che si è iniziato il percorso. E questa è la tappa, ha ragione Gian Michele, quindi non siamo nemmeno in una fase di partenza, siamo la tappa, forse la prima tappa in cui insomma siamo nel periodo del Giro d'Italia, quindi insomma dobbiamo arrivare alla fine, sarà complicato. Io come Presidente del Comitato Territoriale dell'Arci, insieme ad alcuni circoli del Partito Democratico di Catanzaro, quello di Matteo Domini e il Laurie di Catanzaro Centro, non meno di 10 giorni fa abbiamo organizzato, su spinta di Doriana, di Marco, di altri amici, l'iniziativa sulle carriere alias, che è stata molto interessante, molto partecipata, dove Daniela ci ha preannunciato insomma che ci sarebbe stata questa iniziativa, questa presa d'atto da parte della giunta di questo strumento, che è fondamentale. È perché ogni passo che si fa in direzione della lotta alla discriminazione è un passo di civiltà, di ampliamento, insomma, di bisogno di libertà.
no? Io sono qua con mio figlio che ha partecipato e che insieme al fratello, perché poi anche io voglio raccontarvi un aneddoto, iniziamo a ragionare su queste cose da un po' di tempo e penso che sia la famiglia già il luogo, insieme alle scuole, i posti per iniziare a discutere di queste cose. E in virtù del ragionamento di Riva, cioè dell'iniziativa che abbiamo fatto qualche giorno fa, insieme a Doriana, insieme a Marco, insieme agli altri amici del Partito Democratico, abbiamo deciso di scrivere una lettera a tutti gli istituti scolastici per sensibilizzarli sul discorso della carriera Ares. Quindi su questo immagino che può essere interpretata anche come proposta verso l'amministrazione comunale. Vi giuro un aneddoto e chiudo, perché anche io come Rita vorrei andare a vedere la panchina. Ieri è andato a scuola da Andrea, dal mio figlio quello più piccolo, un ricercatore dell'Università di Cosenza, sinceramente non ricordo il nome, si parlava di Margherita Hack. Allora Andrea ha fatto una domanda che con l'astrofisica aveva poco a che fare, e invece andava a parlare di diversità. E la chiosa finale era: cosa possiamo fare noi sulla lotta alla discriminazione? Ecco, allora, io penso che se già interveniamo con i bambini, con i ragazzi, degli ambienti dove loro ci stanno, insomma, tutto può essere ancora pieno di speranze. Grazie Rosario. Solo perché c'è un coefficiente per il bambino, l'avevo previsto. L'hai fatto apposta? Ci sta. No, ricordavo, no, perché sono stato sollecitato da, e non intervengo in quanto CGLino, naturalmente, perché non è il mio compito, faccio altro, se faccio CGL, faccio una categoria regionale, quindi non lo faccio in quel contesto, ma lo faccio per ricordare, perché mi ha ricordato Marco alcune cose, nel senso che quando abbiamo iniziato un percorso insieme all'epoca da posizioni diciamo simili, era il dicembre 2012 credo, su Catanzaro non discrimina, cioè o meglio la CGL contro tutte le discriminazioni, facevamo in provincia, continuammo con una serie di percorsi che portarono anche alla richiesta di adesione alle comunità della rete, insomma, in provincia di Catanzaro. Dico questo perché credo, insomma, che appunto i percorsi poi non si fanno assieme con magari gambe diverse o percorsi e storie diverse, ma che si uniscono per un obiettivo comune, questo è un dato positivissimo. Dico velocemente che rispetto alle questioni che ho sentito, mi ha colpito molto l'intervento suo rispetto al lavoro, mi occupo di lavoro, di lavoratori, mi occupo del settore nel quale la discriminazione sul luogo di lavoro è molto alta, perché in questo momento, seguendo il settore del turismo, per esempio della ristorazione collettiva, del commercio, è più facile che in una discoteca, piuttosto che in un pub, piuttosto che avendo a che fare con quel lavoratore e le lavoratrici, sia, diciamo, più facile incontrare episodi di discriminazione. Allora mi viene in mente come dare una mano, sostanzialmente, cioè come dare un contributo, provare a ancora a battere sul tema, perché rimane in piedi, diciamo, la questione. Se nel mondo del lavoro non è applicata a pieno la cittadinanza, una volta si diceva la Costituzione, prima dello Statuto, ed è peggiorata in questo momento, perché la gente ha più paura, è più precaria, è più sola, e quindi le discriminazioni aumentano, e quindi la paura ci si chiude, noi dobbiamo in qualche modo intervenire. E credo che anche a livello comunale, rispetto per esempio agli appalti pubblici, alle questioni che dipendono direttamente dall'amministrazione in quanto ente appaltante, in quanto ente appunto datore di lavoro in qualche modo, credo che lì potremmo ragionarci, ecco, inserire qualche clausola di positività rispetto alle aziende e provare, insomma, a dire che anche rispetto a questo facciamo un piccolo passo in senso, diciamo, dei diritti e della partecipazione collettiva nei diritti delle persone che lavorano. Credo che si possa fare, ci dobbiamo inventare qualcosa, ci dobbiamo studiare, diciamo, bene, perché poi il codice degli appalti ha, no, delle problematiche, semmai, no, che l'azienda ti contrasta, ti fa ricorso perché quella cosa non entra nelle giuste, diciamo, leggi sulla concorrenza, però penso si debba fare, proprio perché dal lavoro, cioè del parte dell'emancipazione delle persone, anche oltre che dallo studio, dalla formazione, però lì è un luogo che dovrebbe essere più libero di tutti.
E credo una cosa anche per l'esperienza, che se il luogo di lavoro, cioè diventa lo stesso lavoratore protagonista della sua condizione, no? E dice qua, qui sta lavorando la persona libera con i diritti, eccetera, eccetera, penso che cambia anche l'ambiente di lavoro, perché anche di quello insomma è fatto il cambiamento. Grazie. Grazie. Se non ci sono altri interventi, do la parola a Daniela per le conclusioni. Veramente proprio un minuto telegrafico per raccogliere un po' una sensazione che mi è venuta dall'incontro di stasera. Intanto devo dire che in pochissimo tempo abbiamo parlato di diciamo sfera dei bambini con la testimonianza di Gloria, e quindi della bambina di Gloria, e questo è uno dei progetti che si può mettere in campo, cioè un progetto educativo che parte appunto dai bambini che, come diceva anche Rosario, costituiscono il vero momento di speranza e di costruzione vera di una società che può dirsi civile. Abbiamo parlato di realtà lavorative, anche su quello si può fare un percorso di formazione importante. Però il nuovo invito a darci una mano, a proporre, a darci una mano, a sollecitarci, anche a sollecitarci, anche a fare massa critica laddove qualcuno dovesse notare o una, diciamo, una pigrizia anche di iniziative, oppure una interpretazione poco sintonizzata su alcuni temi che magari non dico che possono sfuggire, ma che possiamo interpretare, diciamo, in maniera non utile, non efficace. E poi diciamo che la cosa forse più importante di tutte è lo spunto che mi ha dato Marco. Abbiamo parlato anche di superamento di alcuni termini, di alcune parole che ci ancorano inevitabilmente a diciamo un significato di tolleranza, come dicevi tu, che implica comunque una accettazione, una sopportazione. E Rita ha parlato di coraggio invece, e prima abbiamo fatto una chiacchierata e le ho detto avremo veramente raggiunto un risultato quando non parleremo più di coraggio nel fare queste iniziative. Capisco perfettamente lo spirito con cui lei lo ha detto, qualcuno ha parlato prima anche di diverse sensibilità che animano la nostra realtà amministrativa, la nostra realtà politica, e quindi forse da questo punto di vista lo accolgo, lo recepisco, però ecco, il vero risultato sarà quando si rientrerà in un ragionamento di ordinarietà, di normalità, di nessuna differenza, e quindi di un soggetto che accetta l'altro. Ecco, l'obiettivo veramente centrato sarà questo. Allora, se volete ci spostiamo di là, e ci tengo a dire che abbiamo voluto il simbolo, ecco, perché comunque il simbolo è importante. La corte del Palazzo Comunale ospita già da qualche mese una panchina rossa, che è una panchina che abbiamo voluto collocare lì proprio nell'ingresso. Chiunque entra, dallo stessi amministratori ai dipendenti, al pubblico, quando c'è la giornata di ricevimento, possono osservare la panchina rossa, che ovviamente è una panchina che è stata collocata lì in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, e mancava la panchina arcobaleno, proprio perché l'amministrazione di Catanzaro vuole dare un segno, uno stimolo, un fulgore, una riflessione.